Lorenzo venne costretto a provare col violoncello in età di 4 anni e fu subito visto e sentito poter diventare eccellente per la facilità di imparare, l'orecchio perfetto, la contentezza che aveva una vera allegria se suonando vedeva gli altri intenti a ascoltare. Leggevano Salgari e Verne, Di Cuore, Pinocchio, Capitan Fracassa, 2 anni in velocipede e altri di avventure. Preferito a Lorenzo fu quello intitolato I misteri della giungla nera, perché incantato da quelle descrizioni della foresta intricata e quasi impenetrabile, un vero labirinto, e dalle note di musica tromba dello strumento Ramsinga, provenienti dal covo dei Tux, strangolatori, gli sarebbe piaciuto ascoltare quel suono. Col crescere dell'adolescenza, il suo modo di suonare si fece pastoso, emozionante. La sua cavata, nel giro dei conoscenti, divenne nominata. Suonando, metteva contentezza. Il suo maestro di violoncello, il mitico Cuculli, lo indicava come avente carriera. Quando ebbe 14 anni, avendo guadagnato un po' di soldi per aver suonato da ballo, andò all'osteria ai Veronesi a bere il vino. Era tempo di sentirsi adulto. Appoggiato al banco c'era un uomo alto, anzi gigantesco, con gli occhi rossi. «Vuoi giocare a carte con me?» chiese a Lorenzo. «Sì», rispose il ragazzo. Giocarono e Lorenzo perse tutti i soldi. «Guadagna ancora e torna a giocare», gli disse l'uomo con gli occhi rossi. «Forse potrai vincere». Lorenzo suonò da ballo e guadagnò ancora. Rivenne all'osteria e vide di nuovo l'uomo con gli occhi rossi. «Vuoi giocare con me?» propose quello. «Sicuro», disse Lorenzo. Giocarono e Lorenzo perse di nuovo. L'uomo con gli occhi rossi allora disse: «Se vuoi riavere i tuoi soldi, vieni a trovarmi». «Dove?» domandò Lorenzo. «Nel lontano oriente», rispose il gigante. Lorenzo non credette a quell'invito. La frase gli sembrava più che altro un modo di dire o l'inizio di una fiaba. Il gigante andò via. Thank you.